Saranno due giorni all'insegna di zero spreco all'impianto AISA di San Zeno con musica, laboratori e contest. Il 7 e l'8 settembre ci saranno tantissime iniziative, dal vedere la vita delle api per i più piccoli, quindi con i ragazzini delle scuole, a momenti ludici e momenti anche di incontri per la beneficenza, quindi con la cena, appunto la charity dinner del 7 settembre per la Casa Pia per il Tevenin, sino al contest musicale per avvicinare tutti quanti a questo concetto di zero spreco. Perché? Perché l'impianto di San Zeno ha ottenuto una qualifica importantissima, la qualifica R1, e questo determina la trasformazione di quello che era concepito come un impianto di incenerimento in qualcosa di molto diverso e molto più importante, un impianto formato da numerosi tipi di lavorazione dei rifiuti, tutti quanti rivolti al recupero. Si parla di una centrale di recupero, non si parla più di un incenerimento secco e semplice. In tal senso, far visitare a più persone possibile, coinvolgere i giovani talenti all'interno di questa struttura, che poi è una struttura del territorio, ci sembra un'iniziativa molto importante. Presente per questa iniziativa anche l'Expo? Sì, noi lavoreremo. Storicamente abbiamo fatto con AISA in questi anni, lavoreremo sulla parte sensibilizzazione delle giovani generazioni attraverso percorsi didattici, alternanza scuola-lavoro sul tema dello spreco, a partire dallo spreco alimentare, stili di vita sostenibili, quindi tutto quello che in qualche modo chiude anche dal punto di vista sociale, anche l'attività di AISA dal punto di vista dello smaltimento eccetera. Torna anche l'appuntamento con la musica, in che modo? L'8 settembre, il secondo dei due giorni di questa manifestazione, con Warehouse Decibel Festival, dalle 17.30 si esibiranno i finalisti del contest che abbiamo selezionato da tutta Italia, con ragazzi che proprio partecipano alla scuola, sono ancora a scuola, e poi a seguire i grandi ospiti musicali dallo Stato Sociale, Coez, Fred De Palma. Una grande festa che chiude un po' questi due giorni, con ingresso gratuito, navette a disposizione dalla Piazza Guido Monaco dalle 21, e quindi aspettiamo un grande pubblico per fare appunto un momento di aggregazione e di conoscenza di questi progetti.